Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi parleremo della saldatrice a filo continuo animato della Parkside modello PFDS120A1 in vendita all'Lidl a costo di 119 euro da giovedì 3 marzo 2022. Una saldatrice a filo continuo animato inverter sinergica, quindi ci permette tramite questa rotellina di impostare lo spessore del metallo e in teoria dovrebbe fare tutto da sola. Adesso la guarderemo per bene da vicino. Vedremo come funziona, vedremo com'è fatta, vedremo cosa già mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto già dall'unboxing. Un unboxing che non vedrete, vi farò vedere direttamente quello che ho trovato all'interno della confezione e leggeremo molto rapidamente un paio di caratteristiche. Quindi mettiamola sul bancone, proviamo a fare un paio di saldature e dopo valuteremo assieme i risultati. Però prima di iniziare, importantissimo, soprattutto per i saldatori professionisti, questa è una saldatrice a filo animato, non è a gas. Il filo a gas si spinge, questa invece si tira. Ragazzi, è scritto anche nel manuale di istruzioni, quindi evitate di fare commenti che possono sviare chi guarda questa recensione scrivendo che il filo va spinto solo quando si utilizza il gas. Adesso iniziamo. E allora, questa è la confezione nella quale viene venduto. Guardiamo subito quello che troviamo scritto in questa descrizione, quindi saldatrice inverter a filo PIFDS120A1, corrente di saldatura da 25 a 120 A, tensione nominale 230 V, tensione a vuoto 46 V, classe di protezione IP21S, accessori in dotazione 0,45 kg di filo per saldatura da 0,9 mm, un ugello del bruciatore già montato, 4 bocchette di saldatura, una già montata, una maschera protettiva, un martello da saldatore con spazzola integrata, più una tracolla. Per comprendere meglio cosa sia il filo animato, se guardiamo la traduzione in spagnolo vediamo che è un filo tubolare. Si tratta di un filo cavo all'interno che contiene la stessa sostanza che avvolge l'elettrodo della saldatura MMA. In quel caso si tira, anche in questo caso si tira, altrimenti introduciamo anche la scoria all'interno del cordone di saldatura e, oltre a non avere un bel risultato per quanto riguarda la fusione dei metalli, avremo anche della scoria, appunto, che rovina il tutto. Poco fa ho detto che questa saldatrice praticamente fa tutto da sola. Ovviamente non mi riferisco alla qualità del cordone, ma mi riferisco alla regolazione, perché di solito le saldatrici a filo richiedono di regolare sia la velocità che l'amperaggio. In questo caso invece basta regolare solamente lo spessore del metallo e la macchina regola in automatico sia la velocità di scorrimento del filo che l'amperaggio da erogare. Quindi leggiamo quest'altra descrizione. Peso contenuto grazie alla tecnologia inverter, ideale come apparecchio portatile, potente apparecchio compatto a basso consumo energetico, migliore regolazione dell'arco di saldatura per un risultato ottimale anche per utilizzatori non esperti, funzionamento senza impiego di gas inerte, manopola sinergica per un facile adattamento allo spessore del materiale che deve essere compreso fra 0,8 e 3 mm e con il filo in dotazione potete saldare tranquillamente questi spessori per ciò che è riportato nel manuale di istruzioni. Quindi impostazione automatica di tensione di saldatura e avanzamento del filo, raffreddamento a ventola e protezione da sovraccarico mediante sensore termico con spia di controllo. 2 metri di filo per saldatura con bocchette di saldatura intercambiabili, quindi la torcia di saldatura, e gli ugelli in dotazione saranno da 0,6, 0,8, 0,9 ed 1 mm. 2 metri di cavo di massa con robusto morsetto e corpo robusto della saldatrice, inclusa una tracolla. Il cavo di alimentazione è lungo 4 metri, quindi questo è un vantaggio, risulta molto comodo da utilizzare perché non richiede l'utilizzo di prolunghe e la macchina pesa 4 kg. Adesso guardiamola da vicino e proviamola. E allora, questa è la nostra bella saldatrice. Dico bella saldatrice perché obiettivamente da vedere mi piace tantissimo. È ordinata, una sola manopola per la regolazione dello spessore e una parte frontale molto pulita con una presa d'aria e il solo ingresso per quanto riguarda il cavo di massa, che è possibile cambiare e che, anche se loro definiscono robusto, io vi consiglio di cambiare perché non mi piace assolutamente la classica pinzettina di massa molto economica con un sottilissimo filo. Tra l'altro, questa saldatrice come funzionamento, come tecnologia, ricorda quella della Weldinger, la Mini 130, anch'essa dotata di manopola che ci permette di saldare allo stesso modo, però ricorderete lo spessore dei cavi, la tipologia di pinza, la tipologia di torcia e tutto il resto. Anche le dimensioni sono completamente diverse, questa risulta molto leggera, però per quanto riguarda l'estetica almeno dobbiamo ammettere che è fatta davvero bene, con questa verniciatura verde opaca e il design comunque molto gradevole. Allora, da questa parte si apre facendo scorrere verso l'alto un pulsantino, possiamo
possiamo accedere al vano dove è contenuta la bobina di filo animato. In dotazione viene dato quello da 0,9 e la troverete avvolta da del cellophane e un po' di carta. Io già mi sono occupato di liberare il tutto, quindi bisognerà liberarlo da questo foro, aprire questa parte dotata anche di un pomello a vite, dopodiché accedere alle due rotelle spingifilo o traina filo. Guardiamo come sono fatte queste rotelle. Come vedete, da una parte abbiamo dei diametri scritti che vanno da 0,8-0,9 fino a 1 mm e da questa parte invece abbiamo lo spessore 0,6. Noto con piacere che la scanalatura, la zigrinatura che consente di trainare il filo, quindi questo impedisce slittamenti. Allora, siccome utilizzeremo il filo da 0,9, utilizziamo la parte con scritto 0,9 verso fuori. A questo punto prendo il filo. Assicuratevi che non sia ingarbugliato, altrimenti poi rischiate che non scorra più. Si inserisce all'interno di questo tubicino nero, si fa scorrere e lo vedrete apparire da questa parte. A questo punto dovete farlo entrare all'interno di questa molla che sporge, che lo condurrà fino alla torcia. Ok, sono riuscito a far scorrere il cavo all'interno di questa molla, quindi posso richiudere il tutto assicurandomi che il filo animato sia perfettamente alloggiato all'interno della scanalatura. Quindi richiudo, riposiziono questo e posso regolare eventualmente la pressione. Non stringete tantissimo. Perfetto, così dovrebbe andare bene. A questo punto posso stringere per bene questa farfalla, consentendo alla bobina di ruotare senza essere frenata, ma senza essere troppo libera, altrimenti si rischia che possa svolgersi da sola e quindi creare all'interno delle matasse. Effettivamente hanno fatto un po' di economia, c'è un po' troppa plastica, io avrei preferito se ci fosse stato un po' di metallo, però va bene così. Una volta richiusa, posso collegare il morsetto per il cavo di massa, semplicemente inserendolo nella parte frontale e facendo mezzo giro verso destra. Questo è il martellino per rimuovere la scoria, da questa parte va colpita e da questa parte con queste setole metalliche va spazzolato in modo da rimuovere tutti i residui. La maschera protettiva è un semplice pezzo di plastica ripiegato con un'impugnatura, ovviamente è una maschera passiva, non è una maschera auto-oscurante, però per le prime saldature comunque può aiutarvi. Io però vi consiglio di acquistare una maschera auto-oscurante, vi lascerò qualche link giù nel primo commento nella descrizione per poter acquistare una maschera che funzioni bene e non costi tantissimo. E adesso vi faccio vedere un particolare. Questa è la torcia, come vedete non è granché, è una semplice torcettina economica, ma quello che non mi è piaciuto già dall'inizio è questo tipo di boccola, non tanto per la forma che ha, perché può andare bene, è più corta, per il filo animato non è necessario avere la boccola classica a cui siamo abituati, quindi per esempio questa, perché questa serve per poter utilizzare il gas, infatti fatta apposta per convogliare il gas verso il bagno di fusione. In questo caso non è necessario, quindi come forma potrebbe andare bene. La cosa che mi dà fastidio è che se questa dovesse per un motivo qualunque rovinarsi, non potremmo utilizzare questo tipo di boccole perché non riusciamo ad innestarle. Sicuramente potremmo smussare, potremmo fare qualche lavoro per riuscire ad utilizzarla, ma non è studiata per essere innestata, almeno queste che ho io non ci vanno, ma sono standard, quindi se non va questa non vanno nemmeno le altre, quindi fate attenzione a non danneggiarla. Tra l'altro è un materiale leggero, comunque è un metallo leggerissimo. Va bene, proviamo a fare dei cordoni di saldatura. Prima però vi faccio vedere la macchina da accesa. Si accenderà una ventola che si spegnerà automaticamente dopo qualche secondo dopo lo spegnimento, perché continua a raffreddare l'interno. Ok, la ventola non è rumorosissima obiettivamente. Va bene, allora proviamo a far fuoriuscire il filo animato dalla torcia. Metto al massimo, così guardiamo pure il comportamento della bobina. Abbassando la velocità, ovviamente la bobina scorrerà molto più lentamente e la tensione, come vi ho detto poco fa, verrà ridotta. Fate in modo che il cavo sia ben disteso e non ci siano attorcigliamenti, altrimenti farà difficoltà a fuoriuscire dalla parte frontale. Ok. Lasciate sempre circa mezzo centimetro di filo sporgente e, data la forma della boccola, evitate che l'ugello tocchi direttamente sul pezzo da saldare, altrimenti si fonderà. Mantenetevi a circa un centimetro di distanza dal pezzo da saldare. E allora ragazzi, ho preparato tutto per fare dei cordoni di saldatura. Vediamo, impostando la macchina al minimo, come si comporta. Quindi partiamo da 1,5 mm.
Vediamo come si comporta con il filo da 0,9. Facciamo dei piccoli cordoni, non ho intenzione di fare chissà quanti esperimenti, basta poco per capire come si comporta. Il pezzo non è da 1,5 mm, ma a me interessa vedere come lavora la macchina. Allora, come cordone di saldatura non riesco ancora a capirlo perché ho appena iniziato. Però per quanto riguarda l'arco di saldatura, adesso mi sta piacendo. Non ha esitazioni e sta andando bene. Non sta interrompendo completamente l'arco, quindi per adesso va bene. Adesso mi piace. Ok, un piccolo cordoncino cicciottello perché sono andato molto lentamente. Proviamo adesso una via di mezzo fra 1,5 e 2, quindi saremo a 1,7 mm circa. Facciamo un altro cordoncino a seguire. Si sente che la macchina è molto più vivace, però si vedono tanti schizzi, tanti pallini che si stanno formando. Ok, proseguiamo. Adesso lo metto a 2 mm. Ragazzi, obiettivamente la regolazione mi piace perché gradualmente mi accorgo che la saldatrice ha sempre uno sprint in più. Però i pallini, ragazzi, sono impressionanti. Adesso 2,5, così poi guardiamo la differenza dei cordoni a seguire. Ok, non eravamo a 2,5, ma eravamo nell'attacco a metà fra 2 e 2,5. Adesso invece ho impostato a 2,5. Andiamo avanti, tacca successiva, quindi fra 2,5 e 3. Adesso proviamo al massimo, quindi 120 ampere, 3 mm. Ok, a 3 mm, quindi al massimo, è molto molto vivace. Come vedete, il pezzo è rimasto incandescente. Allora, guardate però quanti pallini si sono formati. Davvero una marea di pallini. Va bene, adesso aspetto che si raffredda un poco, pulisco la scoria e poi proveremo a unire due pezzettini per vedere anche la fusione, quindi la penetrazione del bagno di fusione. Va bene ragazzi, questo lo metto da parte, la guarderemo fra poco. Vi faccio dare solo un'occhiata rapidissima così ai cordoncini e proviamo ad unire due piccoli pezzi fra di loro. Nulla di che, due triangolini da 3 mm di spessore. Ho anche fatto una leggera bisellatura per aiutare la penetrazione. Era impostato a 2,5. Allora ragazzi, ora voglio fare un esperimento. In tanti mi chiedete se è possibile saldare anche l'acciaio inox con il filo animato. Io personalmente non ho mai provato. Questo è un pezzo di acciaio inox da 2 mm, quindi imposto la macchina a 2 mm, anzi poco meno di 2 mm. Ok,
Ok, abbiamo ottenuto un cordoncino di saldatura. Adesso proverò a tagliare un pezzo. Intanto è passato perfettamente dalla parte opposta, quindi la fusione c'è. Proviamo a fare un'unione di due pezzi, quindi ne taglio un pezzettino e proviamo a risaldarlo. Però mi sono accorto che l'amperaggio da impostare deve essere ancora di meno, quindi lo imposto poco più di 1,5. Do due punti di saldatura e proviamo, vediamo cosa riusciamo a ottenere. Ok, ho fatto un buco, ci stava, va bene. Aspettiamo che si raffreddi e guardiamo questo cordone di saldatura. Spengo la macchina, vi faccio vedere che rimane accesa per qualche secondo perché continua a raffreddarsi. Ok, adesso si è spenta. E allora ragazzi, adesso diamo un'occhiata a quello che sono riuscito ad ottenere, ricordandovi però prima di guardare i cordoni da vicino che la qualità degli stessi dipende da chi salda, quindi eventuali errori ovviamente non sono della macchina ma sono errori commessi da me. Per quanto riguarda invece il cordone in sé, quindi la riuscita del bagno di fusione, allora in quel caso valutate la macchina. Lo stesso per quanto riguarda la formazione di pallini, che come potete vedere è davvero molto molto abbondante. Allora guardiamo il primo cordoncino. Quello eseguito al minimo della sua potenza è riuscito comunque a fondere, la macchina non si è fermata, ha lavorato ininterrottamente e con costanza. Ovviamente il cordone è venuto un po' cicciottello, non c'è stata alcuna penetrazione perché lo spessore non era adeguato e comunque era il primo test che stavo facendo, l'ho accesa e utilizzata direttamente davanti a voi. E poi gradualmente i cordoni vanno assumendo un aspetto ed uno spessore sempre più adeguato, perché ho fatto delle prove con diversi step, diverse velocità, diverse potenze, di conseguenza, fino a raggiungere il massimo. In questo caso ovviamente è venuto molto molto piatto, sicuramente però con una penetrazione maggiore. Quindi per quanto riguarda la qualità della macchina a livello di arco di saldatura, secondo me va bene. Peccato per tutti questi pallini. Questa invece è stata la prova di saldatura di due pezzi. Come vedete il cordone in questo caso mi piace tantissimo, questo è un pallino che mi si è formato per errore, scusatemi ma ogni tanto mi capita di fare queste sciocchezze. Comunque il cordone di saldatura sembra che sia venuto bene, in questo caso il metallo è da 3 mm o 3,5 mm, non ricordo, e ho dovuto impostare la macchina un pochettino meno potente perché mi sono accorto che era un po' troppo vivace, però non ho ottenuto la penetrazione giusta, infatti come vedete non è passato praticamente quasi nulla. Se avessi utilizzato l'amperaggio corretto sicuramente il bagno di fusione sarebbe riuscito ad attraversare tutto il pezzo, tant'è che come vediamo da questa parte il bagno di fusione riesce ad arrivare tranquillamente, quindi è stata una questione semplicemente di impostazione, ma a noi interessa vedere innanzitutto come si comporta, poi il bagno di fusione, la penetrazione dipendono dalla potenza della macchina, dipendono dalle impostazioni, dalla costanza dell'arco di saldatura, ma anche da quanto tempo rimaniamo fermi su un punto. Se rimaniamo troppo tempo c'è il rischio di bucare, se andiamo troppo veloci il cordone non ha un aspetto costante e omogeneo e abbiamo poca penetrazione. Questo invece è stato semplicemente un esperimento sull'acciaio inox per vedere come si comportava la macchina e ragazzi sinceramente devo dire che effettivamente c'è stata una bella penetrazione, un bagno di fusione che è passato dall'altra parte, quindi secondo me si potrebbe anche utilizzare. Sicuramente non è il campo ideale indicato, sarebbe meglio utilizzare il filo con il gas, quindi il filo animato diciamo che non si presta proprio al 100%, però questo cordone di saldatura a me non fa proprio schifo. E questa invece è l'unione di due pezzi. Anche in questo caso la fusione c'è stata perfettamente, i pezzi si sono uniti senza alcun problema, ci sono due bei buchi, uno all'inizio ed uno alla fine,
che, come ho detto poco fa, dipendono dalla mano di chi salda, quindi ho sbagliato io, però comunque è riuscito a saldare. Nel caso in cui non dobbiate fare delle strutture importanti, ma semplicemente unire qualcosa che sia in acciaio inox che si è rotto e volete riparare, anche con questa saldatrice si può tranquillamente saldare. E si formano anche un po' meno pallini rispetto al ferro nero, quindi il classico acciaio a carbonio. E allora ragazzi, quindi cosa dire di questa saldatrice? La consiglio o non la consiglio? Non lo so, questo dovete deciderlo voi, perché è una saldatrice che comunque ha un prezzo non elevato, ma comunque a questa cifra si trovano tante altre saldatrici, per esempio la stessa Weldinger, che ha una qualità sicuramente migliore, però come saldatrice non posso lamentarmi, obiettivamente i cordoni di saldatura li ha fatti bene. Se solo avessero scelto di utilizzare delle boccole normali, questa non si è rovinata, è semplicemente un po' sporca, ma ho fatto solamente 10 cordoni di saldatura. Chissà come sarà al centesimo, duecentesimo cordone di saldatura, e chissà se queste boccole sono facili da reperire. Lo stesso per quanto riguarda la qualità dei cavi, certo si possono sostituire, e i componenti in generale, però come saldatrice comunque funziona bene, mi ha permesso di saldare senza alcun problema. Il suo arco è stato costante, la penetrazione del bagno di fusione è stata adeguata a quello che gli ho richiesto. L'unico neo, come sempre, come tutte le saldatrici della Parkside, sono i pallini, se ne formano davvero tantissimi. Comunque, valutate voi, il prezzo poteva essere un pochettino più basso obiettivamente, però ultimamente ci sono stati degli aumenti, come sapete, sui costi dei carburanti, trasporti, insomma, sicuramente tutto ciò ha influito sul prezzo finale. Quindi diciamo che è giustificabile, però avrei preferito ovviamente che costasse di meno. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, sperando che la recensione e i vari consigli che vi ho dato possano esservi utili. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video, cliccare sulla campanella qua giù per attivare le notifiche, e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!